È d'accordo con l'aumento delle accise sulla benzina per sostenere i terremotati in Emilia? Sì, io sono d'accordo, perché gente che praticamente in altri momenti ha aiutato altre persone e adesso cerchiamo di aiutarli anche noi. Tecnicamente con l'aumento delle accise in generale non sarei d'accordo, è un sistema che secondo me è un po' antiquato, che non funziona più, però le popolazioni vanno sostenute, quindi non lo so, se non riescono a trovare un altro modo, purtroppo. E che cosa ne pensa dell'aumento delle accise per sostenere i terremotati in questo momento? Che è banale, si poteva fare forse qualcosa di diverso, non so che cosa, altrimenti sarei al governo, ma sicuramente qualcosa di diverso. No, io non sono assolutamente d'accordo, anche perché stiamo ancora pagando quelle dell'80, ancora del terremoto dell'80, stiamo ancora scontando, quindi a quando arriviamo poi? Perché loro non fanno mai a meno di niente, i politici, e fanno sempre uso di noi come fonte di riscatto? No, non sono d'accordo, perché purtroppo grava sempre sui cittadini un impegno. Penso che lo Stato poteva trovare altre forme di solidarietà. Penso che noi cittadini già stiamo provvedendo con gli SMS in altro modo a contribuire. Che cosa ne pensa dell'aumento dell'accisa dei carburanti per sostenere i terremotati? Allora, penso che sia una cosa giusta dal punto di vista di aiutare comunque i terremotati, perché è una cosa sacrosanta. Non credo che sia giusto aumentare di nuovo la benzina con ulteriori tasse, insomma, effettivamente troverei dei fondi in altro modo, ecco, tutto qui. Forse bisognerebbe trovare quindi un'altra soluzione. Sì, ma da tempo bisognava trovarla. E un governo simile, in un'emergenza simile, non prevista, sicuramente in 2 giorni non la trova. Diciamo che è una soluzione che andrebbe pensata in tempi non di emergenza, in modo che si possa trovare una soluzione sul lungo periodo, non quando ormai le case sono per terra e i soldi bisogna trovarli.